Minecraft, ma ogni volta che romperemo un blocco uscirà un mob. Ma questa volta sarà in hardcore, ragazzi. È impossibile sopravvivere con questa sfida. Quindi superiamo i 4000 mi piace. In più saluto Nicolò, Elena e Pietro. Scrivete nei commenti anche voi hashtag Minecraftita per essere stato nel mio video. Iscrivetevi al canale col tastino rosso qua sotto. Attivate la campanella su tutte quante notifiche. Mi raccomando, e poi guardate tutto quanto video dall'inizio alla fine, perché dentro ci sarà una sfida molto divertente da fare. Quindi tra un po' cadrà la tenete dal cielo e ho soltanto 50 utilizzi da fare con questo piccone, e dovrebbero spawnare dei mob cattivi o buoni da questo blocco. Ma la TNT da dove cade? Perché non cade? Ehi, TNT, non mi sembra che stia cadendo. Ma allora ci sono soltanto i bordi? Non lo so, non sento nemmeno esplosioni, è meglio così, ragazzi. Ah, ma vuol dire che magari i bordi ci sono, perché non possiamo uscire dal villaggio, perché... Ok, ho capito, perché nello scorso video, ragazzi, di questa sfida con i mob cattivi, nel caso io rompevo il blocco mi usciva magari il ghast e io scappavo, mi ero uscito a guidare, ero scappato al villaggio. Questo è il problema. Comunque il primo blocco mi ha dato soltanto un pig. Vediamo il prossimo, che è un puffer. No, un fish normale, povero, no. Ha fatto una brutta fine, ragazzi. Comunque sì, abbiamo un'armatura in diamante, siamo in hardcore e non possiamo mai morire. Questa sarà una sfida bella che divertente. Vediamo cosa ci ha dato intanto Minecraft. Tutto quanto normale, tutto quanto ok. Ma meno male che dall'alto non cadono le TNT, perché io appena avevo visto i bordi, appena entrato nel mondo, pensavo che Fabio... Ok, non devo rompere con la spada. Grazie Minecraft per avermi ricordato. Quindi questa mucca qua non la contiamo. Distruggiamo questo blocco. Dicevo, pensavo che Fabio mi avesse preparato il mondo anche con le TNT. Ok, per ora tutto quanto è normale. Solo mob normali. No, il guardia no. Non dobbiamo mai prendere danno, ragazzi, anche perché per ora non abbiamo cibo. Allora, no, no, non farmi del male. Dove vai? Ehi, tu cattivo, vieni qua. Vieni qua, guardian. Ma quanto salta in giro, ma non potresti neanche stare nell'area normale. Attenzione che c'è anche un ragno, vieni qua, fastidioso. Oh, cavolo! Ragazzi, ma quanto era fastidioso questo guardian. No, 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 no. Silverfish, Silverfish, scusatemi, Endermite, io non volevo disturbarti, non ti ho proprio chiamato. Da dove cavolo è uscito quell'Endermite? Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Faccio una sfida con voi. Dovete dirmi qua sotto nei commenti quale in tutto quanto il video sarà il mob vostro preferito. Quindi dovete guardare tutto quanto il video dall'inizio alla fine e dovete scrivermi poi a fine video nei commenti con l'hashtag mob quale sarà il vostro mob preferito uscito in questa sfida. Vi ricordo che io non dovrò mai morire. No, vabbè. No, vabbè. Se potevo uscirmi una sfida difficile, mi è uscita una witch. No, 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 io scappo. Ragazzi, non poteva uscirmi sfida più difficile. Difficile, perché guardate che è uscito gli spiriti con la witch. E in più io non ho cibo con me. Non ho cibo. Ragazzi, sono fritto. E dire fritto è un eufemismo, cioè una parola che non ha tanto valore per la situazione che sto vivendo. Perché fidatevi, questa qui è molto difficile. I fantasmi sono super fastidiosi. La witch pure, quindi mi conviene soltanto che scappare. Soprattutto perché io sono già a metà vita. Mi sarà passato forse 2 minuti di video? Non lo so, ma io sto aspettando che almeno Minecraft mi dia magari degli oggetti utili per la mia causa, perché io sono senza cibo, ricordo. E vorrei almeno una mela d'oro, che magari... è dentro, oh salve villager, è dentro una di queste case, perché io non ho controllato se ci sono in giro magari delle golden apple o meno nelle varie casette. Dovrei provare a vedere, perché secondo me in giro troviamo qualcosa. Oppure perso di vista tutti quanti i vari fantasmi. Dove andiamo? Andiamo di qua. Qua c'è una cesta col pane. Allora, mettiamo via tutte quante le cose inutili. Meno male che non stanno arrivando quei cavolo di fantasmini a darci fastidio. Ma abbiamo anche un pezzo di bedrock. Ok, mamma mia villager, quanto mi spaventano. Andiamocene, no, questo piccone qua mi serve. Sento rumori strani, ma villager, il cartografo, ma... le pare normale che mi devi dar fastidio così tanto? Allora, nelle varie case troviamo qualche oggetto strano, tipo qua dentro, ragazzi. Qua vedo che secondo me ci sarà sicuramente una chest con dell'altro pane. Questo ci può servire per ripristinare un po' di vita. Assolutamente qua c'è qualcos'altro, altro pane. Prendiamoci il più il pane possibile. Quanti utilizzi abbiamo fatto? Ragazzi, siamo messi un pochino male, perché avremmo rotto sì e no tipo una roba come 5 blocchi. Allora, via, 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 andiamo di qua. Allora, vediamo, perché questa qui è tutta quanta gialla. 8 mele d'oro. Queste vanno più che bene, ragazzi, per noi, eh. Abbiamo anche questo cactus, c'è stato uno shulker. No, 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 pensavo fosse uno shulker di quelli che tu prendi per poi metterci dentro la roba. Vabbè, ma guardate voi se questo dannato shulker. Mangiamoci una mela d'oro, va, per favore. Se c'è anche dell'acqua, proviamo a caderci anche sopra, perché sennò è un disastro. Ma quanta roba ho nel mio inventario? No, altri shulker mi stanno colpendo, via. Andatevene via, fastidiosi. Allora, proviamo a cadere nell'acqua. Perfetti, perfetti, ragazzi, ok che abbiamo... No, ancora, basta.
testa. Cavolo, ma dove sto andando? Prendo un sacco di danno se cado da qua e non prendo l'acqua, eh. Mangiamoci un'altra mela d'oro, così dovrei centrare l'acqua. Ok, meno male, meno male. Ho notato che nel mio inventario c'era uno shulker. Perfetto, allora mettiamo dentro gli oggetti più inutili possibili che abbiamo nel nostro inventario, come anche la bedrock. Cosa me ne faccio della bedrock io? Io non provo a craftare nulla, perché ragazzi ho paura che anche i crafting siano stati toccati. Ma guardate qua, questo è il bambù di Steph, quindi lasciamolo qua. Il problema è che se rompo questo shulker mi dà un... No, mi dà un mob. Non mi dà più niente. Allora facciamo così, continuiamo qua. Sì, ma ragazzi, ma la sfortuna è tutta quanta dal mio lato? È tutta quanta... Ditemelo che è tutta quanta dal mio lato. Mi ha dato pure blindness questo mostro. Questo qua è uno di quei maghi che danno l'incantesimo e si moltiplicano. Vabbè, vabbè, ragazzi, ma allora ditemelo che non mi volete bene in questo video. Aiuto, quanto dura blindness? No, devo trovare quello giusto da colpire. Mi togliete blindness? Grazie. Allora, ho anche slowness. Qual è modra questi qua che dà fastidio? L'ho colpito, ragazzi. Dov'è? Dov'è che è? No, ragazzi, è impossibile. Eccolo qua, è lui, è lui. Eccolo qua, no, dove è andato? Vabbè, ma ragazzi, allora ditemi se per voi è normale sfidare questi mostri che in Minecraft non si incontrano mai. Cioè, io ho rotto solo un blocco di sabbia. Dov'è? Qual è adesso tra tutti questi fastidiosi? È questo qua da solo? No, qual è? Allora, ci facciamo vedere. Ok, l'ho colpito, vediamo se lo ritroviamo. Allora, vediamo, mi sta dando un sacco fastidio. Secondo me è questo qua, non è neanche lui. Non è neanche lui, non è neanche lui. È lui! Allora, no, ma qual è? Ok, lo stiamo colpendo piano piano. Ora ce ne sono soltanto tre. Ce ne sono soltanto tre. Aia! Ok. Non è uscito un altro... No, vabbè, dai, ragazzi. Io scappo. Io me ne vado. Non voglio più giocare a Minecraft con queste sfide pericolose. Dai, ma ragazzi, anche i fantasmini. Allora, eccolo qua. Un coso, come ti chiami? Adesso non mi ricordo più nemmeno il nome di questi mostri. Allora, venite qua anche i fantasmi. No, ragazzi, aiuto. Io voglio scappare, voglio andarmene via. Non voglio sfidare tutti quanti questi mob cattivi. Il bello è che devo sopravvivere in hardcore qua dentro. Meno male che non ci sono le TNT, sennò sarebbe stata la sfida infinita. Cosa ci fa uno scheletro con l'arco incantato? Vabbè, ragazzi, ditemelo che davvero, che Minecraft oggi non mi vuole più di tanto bene. Ecco, un uovo di un creeper anche. Droppiamo via tutti quanti questi oggetti. Sì, dai, droppiamoli via. Mi serve anche... Ho già finito le mele d'oro? Davvero? Davvero ho finito le mele d'oro? Guardate che stanno pure attaccando... Sì, ma blindness! No, non vale! Questi attaccavano i villager, ragazzi! Sono un po' dei codardi, eh. Ok, chiudiamoci qua dentro. Però questi qua possono passare attraverso gli oggetti. E io non posso rompere nessun blocco. Ma dai, ma che sfida... È una sfida impari questa di Minecraft, eh. Non mi piace per niente questo mondo maledetto. Mi ha dato un'ascia, però. Un'ascia in diamante! Questo è super utile. Allora, là ci sono i fantasmini che si prendono con qualcun altro. Eccoli là. Li vedo, eh. Allora, hanno fatto ancora l'incantesimo del blindness. Siete veramente molto simpatici perché ho blindness per altri 16 secondi. Quindi, dove vado? Che non vedo nessuno. Questo qua c'è un arco. Ma dove sono tutti? Oh, no, Raid, no. No, vabbè, allora, ragazzi. No, io non ci credo. Sembra una cosa fatta apposta, ma non lo è. Come Raid? Come faccio a gestire un Raid? Cioè, no, 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 è impossibile. Ragazzi, è impossibile. Eccolo che arriva davvero, Raid. Allora, sono tranquilli. Sono soltanto in 4 da quanto vedo. Quindi prendiamo questo qua col banner prima di tutto. Voglio vedere veramente fino a quanto duro in hardcore con questa sfida. Perché non posso mai morire. Questa qui è una cosa che mi avete chiesto voi. Marco, falla in hardcore la sfida che se rompi un blocco di Action Mob. Ma avete visto che catena abbiamo sviluppato rompendo i blocchi? Cioè, abbiamo trovato quelli che evocavano i fantasmi, il Raid, quelli che si moltiplicavano, di tutto. E sta arrivando pure un Raid. No, vabbè, dai. Quanti Vindicator stanno arrivando? Vorrei un attimo sapere questa cosa, Minecraft. Giusto per canto mio, eh. Non è che volevo sapere più di tanto altro. Qua mi è andato qualcos'altro di bello. No, il banner con niente. Uova, un letto. Niente di che. Sta arrivando sicuramente un pillager a darmi fastidio. Sì. Ciao, pillager. Come stai? Sei molto fastidioso, ma io sono anche più forte di te. Però non sono più forte di Vindicator. Cioè, lo sono, però... Quando sono 5-6 Vindicator... È quello il problema, ragazzi, stanno pure attaccando tutto il villaggio. Eccolo che arriva il primo Vindicator. No, signor Pillager, quanti sono in 3? No, ragazzi, io non vorrei dire, ma sono dell'opinione che potrei fare una brutta fine da... Questo sta pure esultando, cosa sta facendo? Vieni qua, no! Ragazzi, la nostra sfida termina qua, purtroppo. Non ce l'abbiamo fatta, abbiamo rotto forse soltanto 10 blocchi e abbiamo perso.
E vabbè, guardate come festeggiano questi. Noi ragazzi, cioè io ragazzi vi saluto e vi ringrazio. Spero che questo video vi sia piaciuto. È stata una sfida molto ma molto strana. Un bel mi piace, iscrivetevi con tasto rosso qua sotto. E vi ho dimostrato che è impossibile sopravvivere in un mondo di Minecraft dove se rompi un blocco ti escono i mob cattivi. Questo è impossibile. Da Marco è tutto, ciao ciao.